Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi porta verso il mio negozio. Io ho un'attività commerciale a Siracusa in via Reiolone II numero 12. Chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina e la domenica chiusa. In queste dirette generalmente parlo cose che possono essere più o meno interessanti. Oggi siamo a sabato, quindi intanto faccio auguri di buon fine settimana a tutte e a tutti. Facciamo un po' il punto della situazione. Ieri a un certo punto proprio diciamo parlato della situazione delle buche che è sotto gli occhi di tutti, sulla situazione dei tombini, alcune persone già mi hanno chiesto i moduli per poi fare le segnalazioni, gli esposti direttamente a chi di dovere, ho cominciato già a mandarli, chiunque volesse ricevere moduli mi mandi un messaggio e glielo mandiamo, lo adatto alle proprie esigenze e vediamo poi di inoltrarlo a chi di dovere tramite PEC. Se avete voi la PEC benissimo, altrimenti utilizziamo quella nostra del Comitato Attivisti Siracusani, non c'è nessun problema. Oggi pomeriggio, se il tempo tiene, la giornata è un po' così, però speriamo che non piova, se oggi pomeriggio il tempo tiene facciamo un giretto per mettere in sicurezza qualche buca stradale fin quando abbiamo sacchi di bitume che abbiamo acquistato tramite le vostre donazioni e vediamo, anche perché ho degli amici che mi aspettano in zona balneari, un'amica che mi aspetta in zona alta, quindi chiunque volesse venire con noi non c'è nessun problema, anzi è molto bello perché quando date disponibilità io sono molto più contento, anche perché così si vede la cittadinanza attiva quando, oltre magari a fare una donazione di uno o due sacchetti, magari viene con noi direttamente ad applicare e mettere a punto in sicurezza. Noi siamo volontariati, facciamo volontariato civico e siamo autorizzati a mettere in sicurezza buche stradali. Per quanto riguarda i tombini, no, i tombini dobbiamo cercare di fare in modo di pressare chi di dovere affinché, che oltre a mettere in sicurezza, quindi mettere in sicurezza cosa significa? I quattro paletti di ferro, le fettuccine a girare e rimane così per mesi, anni, non va bene, bisogna invogliare se non minacciare chi di dovere a davvero mettere in sicurezza, ovvero fare i lavori, perché la messa in sicurezza io la posso accettare in un tempo congruo che può essere una settimana, 10 giorni, ma non, io ho ricevuto segnalazioni di situazioni davvero critiche dove sono passati davvero mesi, per cui assolutamente non va bene e purtroppo bisogna far sentire il proprio fiato sul collo ai nostri signori amministratori. Oggi pomeriggio chi volesse venire può venire con noi, chi volesse fare donazione è molto semplice, la cosa più bella secondo me è quella di andare in un qualsiasi ferramenta, comprare dei sacchi di bitume e lasciarli pagati, poi andrò io, andrò con altri dei nostri volontari a ritirarlo e andremo a mettere in sicurezza. In alternativa potete fare donazioni venendo in negozio da me, c'è un'urna apposita, potete infilare là dentro qualsiasi cifra volete. Non è importante la cifra, 1 euro, 50 centesimi, 10 euro, fate voi. Considerate che mediamente un sacchetto di bitume costa tra le 7 e le 12 euro. Potete utilizzare anche il nuovo sistema chiamato TMI. È un sistema di raccolta fondi online, di crowdfunding, che permette appunto di fare delle piccole donazioni. Ringrazio chi già l'ha fatta e continuate a sostenerci. Purtroppo il portafoglio PayPal è stato chiuso perché, per chi non lo sapesse, da un mesetto circa PayPal ha chiuso tutti i portafogli online, per cui i borsellini che noi utilizzavamo una volta per far fare le donazioni non si possono più fare. In realtà c'è un altro metodo, chiunque volesse fare una donazione tramite PayPal la può fare, gli do un'apposita email e fa la donazione tramite quell'email su PayPal. Infine c'è l'IBAN della nostra associazione, chiunque volesse fare una piccola donazione tramite l'IBAN me lo chiede e gli do l'IBAN. Questo è come aiutare il volontariato civico di Tappami, volontariato civico appunto. Cambiando tipo di volontariato civico, più che altro è un volontariato solidale, quindi un modo per aiutare il centro antiviolenza Ipazia con l'operazione che io ho chiamato Panettone Solidale. Cos'è?
È una collaborazione tra Vittua Bagher, che è una società, una piccola azienda artigianale siracusana che produce prodotti da forno, ma produce anche marmellate. Io ogni sabato pomeriggio Vittua Bagher, vi lancio l'invito, organizza presso la loro sede una degustazione di prodotti. Chiunque volesse partecipare a questa degustazione di prodotti me lo fa sapere, gli giro l'invito e magari vanno. Così nel frattempo, mentre assaporano i prodotti Vittua Bagher, magari ordina, prenota un panettone solidale. È un panettone da mezzo chilo, il cui costo è 18 euro. Parte del ricavato di questi 18 euro vanno ad aiutare a sostenere il centro antiviolenza e pazzi. È un'operazione molto bella, perché appunto serve ad aiutare le volontarie, le socie del centro antiviolenza e pazzi, così anche noi maschietti possiamo fare la nostra parte. Per quanto riguarda scusami, mi ha distratto mio figlio che qua lo sto accompagnando. Per quanto riguarda, dicevo, i panettoni, c'è la possibilità di scegliere tra 6 gusti artigianali. Attenzione, il panettone di Vittua Bagher non è il panettone classico commerciale che oramai siamo tutti abituati ad assaggiare e conosciamo tutti bene. Gli ingredienti dei panettoni di Vittua Bagher sono ingredienti, se non locali, comunque sono prodotti artigianali, prodotti di una certa qualità. Quindi io, che ho avuto modo di assaggiarli, vi posso garantire che è un'esperienza di gusto molto bella. E io, oltre all'esperienza di gusto, vi consiglierei anche un'esperienza sensoriale dei luoghi, un'esperienza sensoriale naturalistica. Cosa significa? Che se voi andate, secondo me, a trovarli tutti i sabato pomeriggio dalle 18 alle 20, loro sono zona Fiume Ciane, traversa San Domenico numero civico 5. Avrete anche un'esperienza, dicevo, sensoriale molto bella. Mentre si attraversa, signora, con le strisce, ma vabbè, era rosso per la signora, ma va bene lo stesso. È un'esperienza molto bella sensoriale, perché appunto vi dà la possibilità di capire, immergendovi nella natura, in quale tipo di contesto questi prodotti da forno vengono fatti. Quindi vi invito a farlo, sicuramente una bella esperienza. Infine ringrazio le persone che stanno venendo a trovarmi in negozio, fino a ieri sono diverse, e hanno appunto prenotato il panettone solidale. Si può prenotare appunto da me in negozio, venendo, pagandolo, scegliete il gusto e mi dite quando lo volete consegnato. Io poi vi avviserò, e poi il panettone qua potrete venirlo a ritirare con calma. Oppure potete ordinarlo tramite il link apposito sul sito Vittua Bagher, o comunque me lo chiedete, ve lo mando. È un link particolare che vi permette appunto di ordinare, di fare la prenotazione del panettone e venirlo a ritirare. Va bene, buon fine settimana a tutte e a tutti. Ciao da Salvo Russo.